Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Half-Life Alyx, un altro gioco del VR, un gioco che onestamente mi ha sorpreso. Avevo già giocato ad alcuni titoli VR, ve li ho portati, voglio iniziare una nuova partita perché onestamente, allora, il gioco che ho notato ha un difetto, cioè un difetto che magari è un problema mio, anzi probabilmente lo è. Non vedo i sottotitoli, adesso magari lo proviamo a riavviare perché vi ho già registrato una piccola parte che poi vedremo dopo. E voglio iniziare a farvi vedere l'inizio. Il video si divide in due parti, la parte diciamo un po' più avanzata dove abbiamo già sbloccato tutto e la prima parte iniziale dove cercherò un pochino di intrattenervi esplorando questo mondo. Le prime impressioni sono assolutamente ottime perché come vi avevo detto avevo già provato altri giochi VR, mi avevano colpito per l'immersività ma mai per la grafica, a parte forse il video demo di Oculus Rift. Questo gioco mi ha stupito sin dall'inizio. Graficamente è qualcosa di spettacolare. Il VR è una tecnologia secondo me ancora acerba per alcune cose come i cavi, come quelle cose lì che stanno risolvendo adesso comunque con i nuovi modelli, ma devo dire che è veramente eccezionale. Il gioco è giocabile in due modalità, ma ve ne parlo dopo. Intanto possiamo vedere che il gioco ci mette davanti a una grafica veramente eccezionale. È Half-Life a tutti gli effetti, vedete tutte le cose che volano in giro. Il gioco poi non ci fa vedere il nostro corpo, ma questa è la prima volta che diciamo non, la cosa non mi fastidisce. Perché chi se ne frega, il corpo magari crea contorsioni fastidiose da vedere, quindi ci sta che si giochi così. Allora, la cosa interessante è che, dicevo, si può giocare in diversi modi, puntando la zona dove andare, vedete? Oppure, come io faccio, vado a montare la modalità di movimento. Se mi ricordo come si fa, movimento shift continuo. Ok, perfetto. Così, anzi, diminuisco anche un pochino il movimento di rotazione. Perché con lo stick destro, vedete, potete ruotare il ruoto di 30 gradi e non di 45. Vedete che il gioco vi mette subito a disposizione alcune chicche, alcune cose che potete fare assolutamente inutili ai fini del gioco, però insomma vi viene proprio da star qua e guardare giù. Questo annaffiatoio, vabbè, insomma, cose vecchie si buttano dalla finestra. Salve piccione! Ma vabbè, andiamo avanti, cercherò un pochino di farvi divertire un attimo per quanto l'ambientazione sia abbastanza cupa. Pronto? Sì, parlano in inglese, ma non vedo sottotitoli. Non vedo i sottotitoli, vabbè. L'ambientazione è la stessa dell'inizio di Half-Life 2. City 17 dovrebbe essere lontana. Devo far comparire i sottotitoli perché io comunque ascoltando soltanto ho spesso dei problemi. Comunque, insomma. No, poi vedete che l'interazione. Stupendo. Si può interagire con una quantità di oggetti veramente eccezionale. Solo i pennarelli. Cioè, pazzesco. Non scrivono, però. Anche solo adesso lui aprirà la porta. Andremo ad aprirla, ma guardate anche solo questo. Che io ci sono rimasto qua 10 minuti. Guarda questa roba, cioè anche solo questo, guardate questo. Quando noi andremo a cercare roba, la cercheremo in mezzo alle cose. Ok. Allora, abbiamo in mano qua la sua cartella. Vabbè, arrivederci. Andiamo. Ok. Bello, 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 andiamo. Cioè. Allora, l'Oculus potete dire ha tutti i difetti del mondo, magari un po' reticolato lo schermo, in realtà adesso non lo vedo, ma la grafica anche solo di questo sacchetto è eccezionale. Il rumore anche che si sentono, che si sente del legno su cui sto camminando. Poi io veramente pensavo che questa non fosse cliccabile, invece lo è. Vabbè, qua mi sta dicendo che tenendo premuto attiviamo il menu di gioco, ma questo lo sapevamo già, l'abbiamo già visto. Anche a livello di fisica non è assolutamente male. Qui c'è una scena adesso che mi ha.
Mi ha fatto prendere un colpo la prima volta. Sono i... non so come si chiamano, se non me lo ricordo, perlomeno. Cioè, è pazzesco, perché noi poi possiamo andare a scavare in mezzo. Ed è veramente agevolissimo, cioè, proprio fa di una semplicità... Oddio. Questo non l'avevo visto prima. Scusi, perdoni, se io adesso la prendo. No, ho quasi paura a mollati. No, non me lo lascia prendere, giustamente, perché... Però, se io faccio così... No. Poi possiamo andare a vedere quello che riprende la telecamera. La cadrega. Prego, prego. Si incasta sotto perché è troppo bassa. Sono tutti... La prego, la prego. Prenda pure una cadrega. Aspetta, Vorrei provare... No. No, non si può. Perché ho paura di devastare la stanza dove mi sto trovando. Però, insomma, nel dubbio, vedete? Ma la cosa cosa fighissima che ho fatto la prima volta che sono arrivato qua... Adesso scusatemi, giro, perché mi baso anche sul cavo che ho intorno. Cioè, guardate questa cosa. Prendo questo, sembra proprio di averlo in mano pesante. Vado a pulire. Anzi, io sono svogliatissimo, devo premere quel tasto. Cosa faccio? Prendo questo. Che cacchio. E lo premo. Adesso devo regolare la mia... Ok. Dai. Ok. Vabbè, adesso direi che... Scusate, ma... Adesso... No, me no, mi spiace. Vabbè, poi un po' svogliato, andiamo giù, dai. Fighissimo, fighissimo davvero. Usa lo svelto. Ah, scusa. Easy peasy. Ho capito un H di quello che hai detto, però va bene. Sì, scusate, adesso la smetto di fare il pirla e andiamo. Anche qua i contatori. Si sente il bzz dei contatori. Vabbè, ok, forse non si può interagire con tutto. Infatti con gli on-off qua non ci sono. Posso appoggiare però la mano qua. Posso aprire la porta. Verso di me o in avanti. Esco all'esterno. Qua parliamo ancora. Il gioco costa $49.99. Si trova su Steam, ovviamente, di Valve. Ci potete giocare con tutti i visori. È in inglese, purtroppo. Io spero ci aggiungano i sottotitoli un giorno. Ovviamente non è una tech demo come Boneworks, quindi la strada è quella, ma ci fa vivere un'avventura, insomma. Allora. Cioè, è figo, tremendamente. Scusi, signor Piccione, vorrei fare una prova. Mi perdonerà se... No, ovviamente io cerco sempre di fregare il gioco, ma il gioco non prevede che io possa essere talmente pirla. E a proposito di pirla, io adesso è impossibile che io non vi faccia un'altra cosa. È impossibile. Cioè, ragazzi. E in sella! Alla bersagliera! Non, cioè, ma guardate, è fatta veramente... Guardate la ruota che gira. Eccezionale, io la lancio. Cioè, veramente, sto facendo pirla, che non è il mio solito, però è veramente, veramente, io sono meravigliato da questo gioco. Ok, chiudi. Cioè, figo, sembra di essere... Ciao! Scusi! Se... Vabbè, manco la maniglia sua. Vabbè. Piccione? Sì, mi schifano anche i piccioni ormai. Vabbè, qua si sale la scala, che è una cosa già vista. La genialata di questo gioco è che...
ci fa salire, vedete, in automatico, qui non stiamo lì a fare salti, fare i funamboli nella stanza dove stiamo giocando, no? Che poi abbassarsi ci si abbassa, credo esista anche un tasto per chinarsi, ma finché posso, finché non mi stanco, lo faccio così, insomma. Vedete qua dentro, tenendo premuto avanti per camminare, tenendolo premuto ci fa fare il salto da solo, che è una genialata secondo me. Ok, mo andiamo giù. Scusate, no, no, non mi muovo, non mi muovo. Beh, non sparate. Ah. Lei faceva le maratone? Cheat, ovviamente. E questa è l'ambientazione classica di Half-Life. E mi stendono, e mi stendono. Questo è all'inizio del gioco. Ci fa vedere i pad, vedete che riconosce proprio al millimetro tutti i movimenti che stiamo facendo. Siamo in caricamento, si preme il grilletto per ricominciare. E inizia il capitolo 2, dove poi andremo avanti un pochino. Stiamo in viaggio. C'è quel robottino lì che cercherà poi di aiutarci. Ci ritroveremo con la vista annebbiata in mezzo al fumo e cercheremo di uscire. Così potremmo comunicare con chi ci sta aiutando dall'esterno. Russell, I've been in an accident. I know. I caused it. So technically not an accident. You've got to get moving. Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. Niente, in questo caso io posso anche fare così e mi butta fuori in automatico. Questo robotino ci dà una mano con i lucchetti, c'è un'altra bicicletta là. Andiamo avanti. Posso fare, vedete, anche muoversi così. Però lo trovo scomodo. È fatto però per chi non ha motion sickness. In questo caso non so se c'è il tasto per saltare, ma faccio così che mi è molto più comodo. Come ho già detto, per non stare lì a saltare come un pirla. Ok. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. And whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and your dad. Russell, just hang on. I'm almost there. Ok, andiamo. Ah, vabbè. Sto caso. Alex, everything cut out for a second. I lost the headset video feed. Can you see my drone? Is it okay? Sure. Yeah, I'll be there in a minute. Questo è fighissimo perché non sapete cosa fare e poi. Alex, great. Okay, let's wait. My drone's on. Nope, it exploded. I'm fine, Mi by the way. abbasso. Ok. Right, good last thing. That's the
Salve, salve. Ah, è qua che li tieni i polaretti. Aspetta. Russell, No. they've got Dad. È qui. I know. Cioè, sono tutte cose This inutili. is bad. Però. They're gonna find out what he knows and then Pollo da non mangiare, they're gonna ci kill sono him. Oh fanato, anche God. il riflesso del. Lo lascio But qui, tanto lo the good buttiamo via. news is we've got something they don't. Ma. Which is my plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked. Vabbè. Va bene. Russell, Ho visto potentially, anche maybe not troppo. though. I mean, they could just drill into his. Oh, yeah, still your dad. Right, well, what they will do is take him by train from here Vabbè, ci sta dando le to Kiev istruzioni. A breve andremo a to montare Novoprospekt. i guanti Okay, gets on that train. speciali. E quindi That's adesso io it. salterei Great. Not direttamente necessarily. alla Great to fase hear that he's successiva. A safe. tra poco. Ci troviamo in una zona abbastanza, subito dopo il tutorial, quindi non troppo avanzata, dove abbiamo preso finalmente tutto quello che ci serviva, quindi i guanti da mettere sopra le mani, se no non servono guanti, insomma. Ma la particolarità è che qua possiamo vedere la vita, i proiettili che abbiamo. Qua con un tasto possiamo andare a mollare il caricatore. Poi ovviamente vedete che quando lo puntate si alzano queste due cose, diciamo, protuberanza del guanto. Significa che se io premo il grilletto, scuoto, lo posso afferrare al volo e reinserirlo. Poi con un clic veloce dello stick posso cambiare e posso andare anche su questo tool che ci permette di accedere ai circuiti presenti nel muro, e quindi siamo in grado anche di fare una sorta di hacking. Ora dobbiamo, vabbè, cercare un nodo d'ingresso, ma vabbè, il nostro scopo è entrare qua dentro, quindi cerchiamo una via. No. Adesso uso molto lo stick perché non voglio avvolgermi intorno ai cavi. Scusi. Ah, ma parlava ancora. Ma cos'è quello lì che hai nel. Scusi, eh. Ok, ma sembrano proiettili, li metto in spalla. Va bene, scusi, adesso però mi dà un po' fastidio vederla così. Quindi venga giù. Ok. Ora, magari siamo fortunati e c'è un po' di hacking da fare. Vediamo. Evidentemente no, bisogna giocare di astuzia. Quindi ci muoviamo qui, prendiamo questo. Stare sempre attento a non spostarmi troppo. Ok, non sembra essere ottimizzatissimo per i salti, infatti io non l'ho vista come opzione, comunque si salta dentro con questa modalità qui. Poi qua davanti abbiamo altre cose. Io la cosa che mi chiedo, perché all'inizio del gioco lui ci fa prendere la roba, sì, infatti. Ma non è molto incentivata questa cosa per non finire addosso ad oggetti. Lui ci invita a fare così. Vabbè. Quindi, lì c'è la cura. Mano. Questo poi andrà a scendere. Siamo stati curati al massimo. That's the control panel. They've probably Ok, scrambled the circuit andiamo al board. multitool. Considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Ok. Eccolo lì. Quindi. No. Io. Leva.
Cosa ci vali? Non me lo lascia, non è un tasto da premere questo, credo si attivi dopo. Vabbè, recupereremo poi la cosa, magari questo. No, non me lo fa staccare. Fa molto pensare sta cosa. Un minigioco? No, 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 no. Scusi, riproviamo, dai. Allora, è un gioco tridimensionale in cui dobbiamo... Ok. You know, Russell, Figo. now that I'm walking Allora, into the quarantine questo... zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine C'è zone. una cosa in... Continua a Honestly, infastidirmi che non vedo un sottotitolo, non so da dove vengano fuori, ma non ci capisco la metà di quello che dicono. Anyway. Vabbè, altre due. Vabbè, intanto ogni tanto io mi allontano perché ho bisogno di allontanarmi, che sto uscendo dalla mia zona sicura di gioco. Ma... Ah, ok, tastino da premere. Che cacchio? Sono dei polli allo spiedo? No, non si possono premere questi tasti. Nessuno di questi tasti si può premere. Vabbè, ragazzi, ci studierò. Intanto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco di Half-Life Alyx e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.